Salve a tutti, raga, e benvenuti in questo mio nuovo video. Qui come sempre The Red Phoenix 3D. Ragazzi, scusatemi se l'ho posto tardi questo video, ma ho avuto alcuni problemucci di recente, quindi spero che vi piaccia questo nuovo video che faccio su PES 12. Oggi faccio giocare le squadre tipo Juve-Genoa, prossimamente ci sarà questa partita, quindi schiererò queste due squadre oggi in campo. Scusatemi se le formazioni avranno, cioè se la tipo la Juve ha qualche giocatore in meno rispetto al calciomercato che ha fatto, ma il gioco, ragazzi, è aggiornato a giugno, quindi cioè, non vi allarmate, cercherò di procurarmi una patch. Ho visto, cioè, su Google qualcosa, ma tutto risale massimo fino a luglio. Però, ragazzi, sinceramente, aspetterò, forse rilasceranno a fine calciomercato qualcosina. Spero che rilasceranno presto qualcosa, anche perché a ottobre dovrebbe uscire Pro Evolution Soccer 2013, quindi spero che rilasceranno qualcosina i fan. Vabbè, Juve Genoa, saltiamo le presentazioni. Ragazzi, volevo annunciarvi che prossimamente nel mio canale vedrete nuovi video su Battlefield 3. Volevo iniziare a fare un Road to Commander anche per aumentare un po' gli iscritti nel mio canale, anche se ora stiamo a quota 38-37. Non ricordo bene perché, cioè, ci devo andare da un bel po' su YouTube, quindi spero che questo video vi piacerà e che mi direte se vi va bene il progetto di Battlefield 3. A Samoa, subito impegnativo, guardatelo a bordo campo con il pallone, con qua Marchisio, Samoa che sbaglia. E ragazzi, per riguardo il resto, cioè, non di novità, soltanto questa ho da darvi. Spero che ovviamente vi piacerà il video e mi direte qui sotto se vi va bene l'idea del Road to Commander di Battlefield 3. Giovinco, mamma mia che occasione sprecata. Chiellini per Barzagli, Barzagli Vidal a Samoa Chiellini. Il Genoa si restringe, ragazzi, lo potete benissimo notare, è molto ristretto. Vidal per Giaccherini a Samoa, ragazzi. Oddio, punizione. Batte Marchisio da 22 metri. Vediamo un poco. Oh mio Dio, ragazzi, sopra la traversa. Rivediamo dunque il replay. Mamma mia, ragazzi, davvero un bel tiro. E la Juve ora è prima in classifica e a quanto ho visto le ultime due partite che ha fatto, Juve Parma 2-0, Juve Udinese 4-1. Ragazzi, spero che non vi divulgate in commenti strani del tipo Juve ruba, Juve questo, Juve quello, perché sono commenti ormai vecchi che alla fine alla vecchia signora oggi non importa più. Oggi noi cerchiamo di conquistarci le partite, le sudiamo, non le compriamo, abbiamo degli ottimi giocatori, i giocatori ci credono, quindi non dobbiamo, cioè, non vedo il motivo perché alcuni dicono che la Juve ancora ruba, la Juve questo, la Juve quello. Ci può essere qualche divergenza del tipo, qualche dubbio su alcune azioni, scusate, durante la partita o di Juve Parma o Juve Udinese, però per il resto, cioè, no, la Juve se le sta ottenendo le partite, le sta sudando, sta combattendo, e quindi, ragazzi, non venite a dire sempre le stesse e identiche cose, la Juve ruba, perché sono solo minchiate. Ah, Samoa, mamma mia, ragazzi, ho fatto due belle azioni. Calcio d'angolo per la Juve, Marchisio batte Giaccherini. Oh mio Dio, ragazzi, tensione in difesa del Genoa, mamma mia. Siamo al 22esimo, ancora sul risultato di 0-0, ragazzi. Spero
spero di fare qualche gol nel primo tempo. Mesto, oh mio Dio, Barzagli intercetta il pallone. Giovinco. Giovinco, vediamo un po' per Giaccherini. Giaccherini che perde palla. Vediamo un poco, oh mio Dio. Gilardino. Gilardino, Vidal. Vidal che recupera palla, perde palla Barzagli. Barzagli tenta il contrasto ed ecco qua subito Giaccherini che recupera. Giaccherini lotta da solo e gli va incontro Giovinco, però non gli passa la palla, viene contrastato. Giaccherini, Giaccherini niente, perde palla subito qua. Mesto, Mesto, Marchisio cerca il contrasto, niente. Gilardino, parata di Buffon senza problemi. Marchisio, Giaccherini, Giaccherini di nuovo. Giovinco, Giovinco per Pirlo. Pirlo a Samoa, Samoa, Giaccherini, Vidal, Pirlo, Pirlo a Samoa, Samoa, Giaccherini, Giaccherini cerca il cross, Giovinco, Pirlo, da, peccato. Voglio fare un po' girare la palla, ragazzi, non voglio arrivare subito alla conclusione del gol. Giovinco! Ecco, no, mio Dio! Sfiora il palo, ragazzi, mamma mia. Dunque, calcio d'angolo per la Juve. Marchisio batte, Giaccherini non ci arriva. E nano, ragazzi, a Samoa! Mamma mia, che tiro, ragazzi. Cado, non è entrato. Mamma mia, mamma mia. Rivediamo dunque il replay. Mamma mia. A pochi centimetri dal palo, ragazzi. Davvero una bella conclusione. Ecco qua subito Marchisio e Gilardino che sono in contrasto. Giovinco recupera palla. Asamoah. Asamoah. Tutto solo, Asamoah. Mamma mia, viene contrastato da Miguel Veloso. Asamoah. Crossa, niente. Pirlo. Pirlo che ottiene il pallone. Pirlo. Semplice tiro raso terra. Poteva concludere diversamente, ma comunque. Siamo al 43esimo, ragazzi, quasi la fine del primo tempo. La Juve è ancora in parità dello 0-0. Marchisio, Asamoah, Giovinco, Giovinco! E la palla entra in rete, ragazzi. Mamma mia. Tocca la traversa il pallone e si insacca in rete. Ed ecco qua subito che esulta il giocatore, Giovinco. Rivediamo dunque il replay. Ecco qua subito l'azione di Marchisio. Marchisio a Samoah. Giovinco da solo. Il portiere para, ma sfortunatamente tocca la traversa e il pallone si insacca in rete. Ragazzi, siamo a fine primo tempo e il risultato è sull'1-0. Un minuto di recupero. Vabbè, è inutile che gli contrastiamo. Facciamogli fare quest'ultima azione al Genoa. Giusto tanto per... qua subito che Chiellini prende la palla e termina qua il primo tempo, ragazzi, sul risultato di 1-0. Vediamo un po' di fare qualche sostituzione, va. Vediamo un po' chi è stanco. Allora ci sarebbe Giovinco, che vorrei mettere Del Piero, ragazzi, il nostro capitano, ex capitano. Vabbè. Iniziamo dunque il secondo tempo, ragazzi. La Juve in vantaggio sul risultato dell'1-0. E vediamo un poco. Cavallo, Jankovic che recupera palla e il guardalinee segnala il fuorigioco. Batte Caceres. Caceres non trova nessuno in niente. Non ricordo chi, forse Del Piero era. Sì, Del Piero che ha toccato con la testa il pallone, però non sono riusciti a concludere in modo positivo. Jankovic che recupera il pallone. Chiellini e Mesto. Ecco qua subito che Chiellini ottiene la palla. Giaccherini. Giaccherini per Del Piero. Del Piero, tutto solo. Il nostro ex capitano, guardiamolo. Mamma mia, mamma mia, si rimarca facilmente, ragazzi. Ed ecco qua subito Asamoah, che conclude malamente questa azione. Giaccherini, Asamoah. Asamoah per Marchisio. Marchisio, madonna mia, ragazzi, che tiro.
Davvero un'ottima azione, passaggio filtrante, anzi passaggio lungo, parte di Asamoah e Marchisio che conclude, ragazzi, in modo davvero eccezionale, però se andava in rete era davvero stupendo questa azione. Vabbè, dai, non mancano queste azioni, dai. Del Piero per Giaccherini. Giaccherini che viene contrastato, perde palla e subito il capitano Del Piero. Niente ragazzi, niente. Non esultiamo, non facciamo niente, c'è il fallo qui. L'arbitro reclama. Reclama. I giocatori reclamano un calcio di punizione. Giaccherini, Del Piero. Del Piero. Del Piero cerca un passaggio filtrante, ma non ottiene niente. Vediamo un poco. Palacio, Palacio che perde palla. Bonucci, niente ragazzi. Oddio, ci sono liti in campo. Ma l'arbitro mantiene la situazione in modo tranquillo e si riprende il gioco tranquillamente. Dunque, Caceres per Del Piero. Del Piero, Vidal che si cerca un varco. Vediamo un poco il cross. Niente. Occasione sfruttata in modo penoso, ma comunque. Vediamo un poco. Giaccherini, Giaccherina che dribbla, vediamo un poco, tutto solo Giaccherini. Niente. Semplice tiro alto fatto, ma niente di che. Subito qua. Il Genoa sembra molto difensivo, non lo so. Non cerca l'azione per fare il gol, boh, non so perché. Lazio, oh mio Dio ragazzi, un lag. Oh mio Dio, Birsa ancora vuole ottenere il pallone, ma niente. Del Piero per Giaccherini che non riceve in modo ottimale la palla. Vediamo un poco. Roger Cavario e Giaccherini perdono palla. Caceres recupera. Vidal per Del Piero. Del Piero cerca un passaggio con Asamoah, ma nulla di efficiente. Chiellini, Asamoah niente, molto distante. Miguel Veloso contrastato da Del Piero. Vediamo un poco Vidal che cerca di ottenere la palla ma la perde. Jankovic che perde palla, vabbè, e la Juve riconquista il pallone. Ritorniamo subito in difesa con Chiellini Asamoah tutto solo, lotta Asamoah ancora, Asamoah, vediamo un po' il tiro, Giaccherini, niente, Frey prende la palla senza problemi. Un semplice tiro dalla fascia. Vediamo un poco. Asamoah dalla lunga distanza attende il tiro. E il portiere del Genoa, Frey, ci arriva con la punta delle dita, ragazzi. Riguardiamo dunque il replay. Asamoah, bello concentrato. Voleva fare il gol da lì, a quanto pare. Ecco qua subito il calcio d'angolo per la Juve. Marchisio batte. Asamoah si inserisce. Però pallone va sopra la traversa. Dunque un altro calcio d'angolo per la Juve. Pensavo che era rinvio dal fondo. Ma comunque nessuno ci arriva in aria. Giaccherini che ci ripensa forse a prendere il pallone. Ed ecco qua subito il capitano Del Piero. Niente. Ragazzi, si ricomincia con un riavvio dal fondo. Frey batte. Non arriva nessuno alla palla. Marchisio intercetta. Barzagli, Giaccherini, Vidal tutto solo. Cerca qualcuno che lo aiuti. Ecco qua subito Asamoah che perde il pallone. E Barzagli che lo intercetta. Chiellini, Asamoah di nuovo. Marchisio cerca un aiuto. Ecco qua subito che trova di nuovo Asamoah in aria. Asamoah, Giaccherini, niente, viene contrastato. E perdono palla. Ecco qua subito Del Piero. Del Piero per Asamoah che non ci arriva. Miguel Veloso. Beh, boh, Birsa, ragazzi! Da parte di Palacio. E il giocatore numero 10, Birsa, che insacca in rete. Buffone esce dalla porta. Dunque siamo al... Vabbè, viene effettuata la sostituzione da parte del Genoa. Antonelli, non ricordo l'altro. All'89esimo, ragazzi, siamo sul risultato del 1-1. 2 minuti di recupero.
quarto uomo segnala questi 2 minuti. Vediamo un po' cosa la Juve riesce a passare in vantaggio. Del Piero, Marchisio cerca qualcuno che lo va in aiuto. Ecco Samoa che effettua un semplice passaggio e Frey che recupera la palla senza problemi. Antonelli. Ecco qua subito ragazzi che termina anche il secondo tempo. Beh, si passa ai tempi supplementari, però io tolgo Del Piero e metto chi metto? Mettiamo Quagliarella, va, giusto un po' per far giocare tutti quanti. A Samoa lo devo togliere ragazzi perché è anche stanco e metto Isla. Per il resto Marchisio e metto. No, Marchisio lo possiamo anche lasciare, anche se è stanco a quanto vedo. Bonucci. Non ho nessuno da cui sostituirlo. Ma va, mettiamo Grosso. Anche se non c'entro un cazzo. Al posto di Marchisio, va. Cerchiamo ragazzi di. No, non posso nemmeno farla sta puttanata perché. Non arriva nemmeno sui 70. Marrone pe su 69. Ma no. Ragazzi, preferisco lasciare Marchisio, va. Iniziamo dunque i tempi supplementari. Alcune sostituzioni sia da parte della Juve che da parte del Genoa. Vediamo qua Isla, Quagliarella. Quagliarella tutto concentrato. Vediamo Quagliarella. Tiro molto alto. Dai, dai, si presenta una Juve combattiva. All'inizio subito del primo tempo supplementare. Pirlo per Vidal. Vidal cerca un aiuto ed ecco qua subito che esce Giaccherini tutto solo, vediamo Giaccherini ancora, niente Marchisio se non sbaglio, no, chi è quello? Non riesco a riconoscerlo, va bene, Vidal Giaccherini, niente, effettua un cross ma Quagliarella non ci arriva, cioè boh, sembrano alcune azioni davvero strane. Sono davvero molte occasioni, stanno sfruttando molto male. Marchisio ancora, Quagliarella per niente. Vado a passarla a Pirlo dietro però. Il pallone non arriva a destinazione. Dunque, calcio di punizione per il Genoa, Miguel Veloso batte. Vediamo un poco, cerca un semplice pallonetto. Vediamo qua, Birsa ancora, Buffon. Buffon lotta ragazzi. Mamma mia, molta tensione in campo, dunque rimessa dal fondo da parte di Buffon, ecco qua il lag come sempre, non può mancare, Marchisio per Isla tutto solo, cerca qualcuno e c'ha davanti Marchisio però, passa la palla a Vidal di nuovo, Marchisio, Giaccherini. Vediamo un po' come si allontana. Ed ecco qua subito il napoletano Quagliarella. Con la sua capoccia che voleva insaccare in rete. E far passare in vantaggio la sua squadra. Ma niente. Rimessa. No, rimessa sì. Calcio d'angolo, scusate. Dalla Juve. Viene allontanata la palla dalla difesa del Genoa. Ecco qua subito Belluschi per Palacio. Palacio che perde palla e Marchisio che la recupera. Ma l'arbitro concede un calcio di punizione. Fallo. Era stato. Pirlo. Oddio. Oddio ragazzi. L'arbitro concede un calcio di rigore. La Juventus che vuole spiegazioni. Non vede il motivo. L'arbitro non vuole sentire. Cioè, vocine. E concede il calcio di rigore al Genoa, ragazzi. Mamma mia. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, il Genoa passa in vantaggio. Madonna, è il numero 8 se non sbaglio. Sì, numero 8, Palacio, che tira e insacca in rete il pallone. Dunque ragazzi, termina qui il primo tempo supplementare. Iniziamo il secondo, spero di fare un gol perché almeno arriviamo ai calci di rigore. La partita ce la giochiamo proprio tutta quanta. Tutti i tempi. Svolti, speriamo di arrivarci. Bonucci, Buffon che la prende con il ginocchio e viene scaraventata fuori dal campo.
il pallone. Ecco qua subito una rimessa laterale per il Genoa. Isla. Isla per Quaglia. Quaglia che perde palla. Boh, non lo so. Marco Rossi. Marco Rossi che si cerca uno spazio. Ecco qua subito che... niente. Provato a fare un cross ma non trova nessuno. Birsa. Birsa ancora. Ecco qua subito Marchisio che recupera la palla. Recupera la palla. Il tempo scorre, ragazzi. Quagliarella. Quagliarella per Giaccherini. Giaccherini. Si trova un varco. Effettua un calcio... un cross. Ecco qua subito Pirlo. Mamma mia, Frey che para questa cannonata da parte del centrocampista mediano, diciamo, Pirlo. Ecco qua subito calcio d'angolo per la Juve. E qua di nuovo un altro lag. Devo controllare di nuovo le impostazioni di Fraps. Ecco qua subito la Juve che si cerca un varco per passare in vantaggio. Pirlo. Pirlo per Giaccherini. Giaccherini con un suo pallonetto. Ma Frey non si fa ingannare. Dai, dai, dai. Vidal, Marchisio, Pirlo. Pirlo che perde palla. Belluschi. 0 minuti, ragazzi. E finisce qua subito la partita. Minga. Oh mio Dio, ragazzi. La partita termina qui sul risultato di 2-1. Una partita combattuta. La Juve ottiene un possesso palla sul 61%. E invece il Genoa sul 39%. Ma per il resto vediamo un po' con le pagelle i giocatori. La Juve ha ottenuto, vabbè, alcuni 5.5 come Isla, Barzagli e Chiellini. Per il resto è Bonucci. E per il resto, ragazzi, altri dal 6.0, 6.5 come Pirlo e un 7.0 al resto dei giocatori. Il Genoa ha ottenuto pure qua la stessa votazione. Ragazzi, se il video vi è piaciuto cliccate su mi piace. Ditemi qua sotto nei commenti se vorreste vedere un'altra partita di PES. Ragazzi, è notte, quindi io mi vado a coricare. Caricherò questo video e spero che per domani lo vedrete. Scusatemi ancora se vi è arrivato in ritardo, ma come ho detto all'inizio ho avuto alcune problematiche, per questo non sono riuscito a caricarlo. E ragazzi, qui sotto mi raccomando, non dimenticatevi di dirmi se vi va bene l'idea del Road to Commander di Battlefield 3. Ragazzi, da Red Phoenix è tutto, un saluto. Ciao ragazzi!